Eccoci qua, Cincintelli, salve a tutti, siamo nel clou della storia, siamo proprio verso le battute finali di questo Assassin's Creed Origins, o almeno credo, insomma da quello che posso capire, visto che abbiamo scoperto l'identità finale del nemico, e la missione si chiama anche la cerimonia finale, tant'è vero che vediamo che lo sciacallo è settimio. Forte e tanto atletico, Settimio è il tipico legionario romano. Ha servito Pompeo durante la guerra contro i pirati, quindi si è stabilito ad Alessandria, si è innamorato dell'Egitto. Oh, quindi adesso lui sta proteggendo la famiglia reale. E poi c'è il leone, Flavio, guidato dalla sua spietata ambizione. Il proconsole della provincia della Cirenaica è un soldato brutalmente efficiente con un'eccellente carriera militare. Per questo motivo Giulio Cesare lo considera uno dei suoi alleati più potenti. Tuttavia Flavio risponde solo a se stesso e farebbe di tutto per cementare la sua influenza a Roma. Quindi Giulio Cesare si sta affidando della persona sbagliata, fondamentalmente. Ma sì, dai. Ormai siamo alle battute finali, se ne fotte. Vai. Ok, John. Ora siamo ritornati in quel di Siva con Aya per poter raggiungere la cripta e fermare i nostri nemici. Soldati romani. Sono gli uomini di Flavio. Dimmi su! E non muovere! Uccidete quegli intrusi! Ah, vabbè, l'ha capito. E vaffanculo, dai. A posto. Continuiamo su questa strada. Ha ammalato tutti. È tutta colpa di Flavio. Ha portato Cesare e i romani fin qui, sperando di prendere il potere. Gli abbiamo creduto. Che sciocchi. Rabbia, cos'è successo? Bayek. Aya. Ma dove sta? Veloci. Zefa, la cripta! Rabbia, torneremo da te appena possibile. Sante! Voilà! Intrusi, presto! Aspetta. Posso? Non c'è catena. Ecco qua. Brava Aya.
ragazzo. Come si entra questa cripta? Si sei! Sei tu! E non muovere! Avete Ivi! Ego ludri sordida! Dove tutto è cominciato, finirà. Sunday, voilà. È double. Vai. La cripta si apre, arrivano. Guarda, la cripta. Per il grande Dio Amo. Si sta aprendo. Attento, non sappiamo cosa c'è. Scopriamo cosa è successo. Oh. Stiamo sognando. Siamo arrivati nella Duat. Chi avrebbe mai immaginato nulla di simile? Ma non è la Duat. Chi ha creato tutto questo? Gli stessi dei, forse. Oh, qui c'è l'intera storia dell'umanità. Bayek! Bayek! Zefa. Fratello mio. La tua vita tra le sabbie del deserto si è conclusa. Sei stato il mio più caro amico. Dobbiamo fermare subito Flavio. No! Non possiamo lasciarlo qui. Merita un giusto saluto. Va avanti, Bayek. Sono con te. Ptsefa non sapeva nulla dell'ordine. Non c'era alcun motivo per ucciderlo. Flavio gli ha strappato il cuore per mandarmi un messaggio. È stato lui a uccidere Kemu. Marito mio, lo fermeremo. Oh, scherziamo il fischio, mio Dio, il fischio, scherziamo il fischio. Ah, che sorpresa, sorpresone, evento, moderatore fischio. I capi romani sono entrati nella cripta. Settimio e Flavio. Avevano qualcosa che li ha fatti entrare senza sforzo. Ezepa ha provato a fermarli, ma non ha potuto fare niente. Sono entrati nella cripta. Poi è apparsa una luce blu. Sono fuggita invano. Tutti nel villaggio si sono svuotati cadendo a terra come bambole. Hanno distrutto Siwa. Devono morire! Tutto questo deve finire. Bayek, Aya. Le preghiere dell'intero villaggio vi accompagneranno. Lasciamo che Ptsefa trovi la pace. E poi faremo giustizia. Chiamate gli imbalsamatori. Preghiamo affinché Anubi accetti questo ornamento al posto del suo cuore e che Ptsefa possa andare in pace e camminare sereno nei campi dei giunchi. Ptsefa, vecchio mio. Ci manchi a Siwa, Ptsefa. Ah, Ptsefa, mi servirebbe proprio il tuo aiuto, amico. Oh,
Bayek, Ebzefa avrebbe voluto che l'avessi tu. L'arma a cui teneva più di ogni altra. Sono onorato. Oh. Spada di Ebzefa. Spada normale. Allora, il nostro caro Medifix, anche lui perito di Assassin's Creed. Usano la necropoli come una tana. Guarda Origins. Degli abitanti hanno catturato e interrogato un soldato romano. Flavio si dirige a Cirene e Settimio ad Alessandria. Ucciderò Flavio. C'è una fattoria al confine di Cirene. Qualcuno da quelle parti potrebbe aver visto Flavio. Io invece strapperò il cuore di Settimio a mani nude. Sembra quasi che il nostro amore porti sventura. Ovunque andiamo, la tragedia ci raggiunge. È dura. Non voglio arrendermi, ma... Ogni volta che penso a te, penso a Chemo e a quello che abbiamo perso. Anche io. Ma almeno sappiamo uccidere. Addio, Aya. Pare che fai... Va bene. Allora, mio caro Zifischio, mi fa molto piacere... Non lo so questo bug di cui stai parlando, io non me ne sono accorto. Quindi non lo so. Allora. No, ho capito. No, non lo so, non me ne sono accorto. Comunque, mio caro Fischio, come puoi vedere, siamo alle battute finali di questo capitolo simpatico. C'è stato un momento in cui veramente mi ha succintato molto questo gioco ed è stato quando si parla per la primissima volta, quando si riuniscono tutti quanti i membri, gli amici, insomma, conosciuti durante questo viaggio, di questi combattimenti, questa eccetera. Come se fosse una confraternita, quando si parla un po' come se fosse una confraternita, mi ha molto entusiasmato, mi è piaciuta parecchio come cosa, però diciamo che insomma la storia non c'è male, mi è piaciuta, mi sta piacendo. Adesso vediamo un pochino che fare. Volevo usare questi abiti qua originali per questa fase. E niente, no, come puoi vedere mi sono pure andato a fare da buona fashion victim questi vestiti qua segreti, nascosti. Mi sono andati a prendere. Mi frego un cazzo. Sono andato, li ho presi, l'ho fatti. Soltanto che la cosa che non mi piace di quei vestiti è che non si vedono poi dopo le, diciamo, appunto, questi qua che invece sono belli, averli upgradati anche per una questione estetica mi è piaciuto, e quindi niente. Adesso andiamo a fare questa missioncina, continuiamo con la storia. Vabbè, lo immaginavo che li avessi fatti, perché da quello che ho capito ti sei infognato su Assassin's Creed Origins. Anche io ho fatto quasi tutte le cose secondarie. Adesso però mi preme concludere la storia, anche perché comunque ho fatto il livello 40, ho preso i vestiti, le armi e tutto quanto. Quindi comunque va bene anche così. E per ottenere il vestito cappuccio nero per forza devi fare tutti i filages. E in realtà non è stato molto difficile, perché comunque mi sono costruito abbastanza bene il personaggio e riesco a combattere abbastanza tranquillamente. Ora Flavio non mi sfuggirà di nuovo. Andiamo a fare questa bella missione. Diciamo che in realtà mi piacerebbe farmi tutto l'equipaggiamento proprio al massimo. Però va bene anche così, anche perché richiederebbe parecchio tempo e un po' noioso poi dover andare a cercare i tesori per prendere i micropeni blu di carbonio,
ed è un po' una sfacchinata, però non papapam. Libue, la nuova regione scoperta. Per esempio, comunque vedi che ci sono ancora i territori inesplorati per me, perché comunque sì, hanno dei bei combattenti, c'hanno dei bei armamenti. Scassando la statua, che te ne fotte? Fatti ammazzare! A te, biondo. Ah, prendi fuoco. Ho preso fuoco anch'io, anche il mio cavallo, vai. Cavaliere infuocato, vai. Curi. Wow, papapapam. E quindi ora ci finiamo questo simpatico Assassin's Creed, che getta delle buone basi per qualcosa di positivo per il futuro, se non altro. Ok. Un leoncino. Oh, è la Madonna. A posto. Meno male che non è morto il cavallo, sennò poi dopo due palle. Allora. Oh. Quelli lì con le lance, con i cosi rossi. Te l'ho detto, ho fatto parecchie cose secondarie, ma non le ho fatte proprio tutte quante al 100%, perché ci vuole troppo tempo. E alla fine è sempre la stessa cosa, quindi dopo diventa un po' scocciante comunque. Cioè, comunque sono sempre le stesse cose, eh. Cioè, non è che... è bella la storia. È bello fare le cose secondarie per prenderti gli equipaggiamenti finali, le cose migliori, eccetera. Questo sì. Però poi comunque fare sempre le stesse cose in giro per il mondo 3000 volte non è fantastico, cioè comunque dopo un po' uno si scoccia, è normale. Ne ho fatti parecchi, quello sì. E le tombe sono belle da fare, tutte le piramidi con le varie tombe in giro, le costellazioni, tutte quelle cose là, sì. Perché sono un numero ragionevole di secondarie, di cose, capito? Non sempre le stesse. In questo senso. Ma io sto sbagliando, perché me ne sto andando per qua e vabbè. Poi scalo la parete, che ho visto che ci stanno delle case là sopra. Vediamo che ci sta. Comunque questo Bayek, io penso che come livello di abilità, come soldato, come assassino, sta a pari livello di Ezio e quindi diciamo diciamo che stanno sotto soltanto ad Altair praticamente, o comunque sono tutti e tre loro i più forti fra tutti gli assassini secondo me. Bayek, Ezio e Altair sono i più forti perché sono proprio massicci. Ci sono altri assassini che non hanno le stesse abilità, la stessa intelligenza, lo stesso carisma. Questi qua sono i tre personaggi riusciti meglio secondo me fino ad oggi addirittura. Anche se comunque purtroppo anche Bayek è stato fregato. Ah, ho capito. Fortificazioni. Sono romane. I romani sono ovunque da queste parti. Sono troppi. Ormai sono ovunque, cosa? Poi comunque queste cose qua si fanno abbastanza rapidamente in realtà ormai.
No, ma io non ti sto parlando come preferenza o come qual è il gioco migliore, l'Assassin's Creed migliore, cioè sto dicendo soltanto che come abilità, come abilità di assassino, come carisma e personalità, queste cose qua. I più forti, capito? Quelli veramente massicci dal punto di vista del carattere, delle abilità, delle cose, sono questi tre. È ovvio che Ezio è quello più succinto. Però anche Baek non c'è male. Vabbè, allora. Che comunque questo qui giustamente è il primo, cioè lui che ha fondato l'ordine, da quello che staremo, penso che vedremo. Quindi basta rotolare. Yuhu. E mo dobbiamo vedere un po' il gioco da fare dopo questo. Probabilmente parecchie persone che passavano di qui comunque a dare un'occhiata, eccetera. Tutti quanti Kingdom Hearts preferirebbero vedere. O quello o Final Fantasy XV. Preferiscono tutti Kingdom Hearts però. No, ma non lo possono mai replicare perché lì è tutto un insieme di cose. Là c'è stato il momento giusto come anno 2008-2009, là che era l'anno giusto. Un salto di qualità dal punto di vista grafico, stilistica, tutto. L'Italia come location, la storia di Assassin's Creed che era bella sia nell'epoca contemporanea, sia quella di Desmond, sia quella all'interno, diciamo, capito? Che comunque in questo Assassin's Creed qui la storia è un po' debole. Come cosa, cioè questa, di questo verso, però non c'è male, insomma. Boh, comunque ancora lo devo finire, quindi staremo a vedere. Intanto, quindi dirigiamoci verso, anche, capito? Cioè, è nato lì. È stato un capitolo che è entrato nella storia, nell'Olimpo dei videogiochi, Assassin's Creed 2. Ti prego! Oh, no! Tieni i miei sacri voti, perdonami! Oh, ma che è? Oh, bionda, Stai calmati! calmo, non sono tuo nemico! Mi spiace, è solo che era un'anima gentile. Una volta mi fece curare un cane finito in una sua trappola. Che gli è successo? L'ho già visto accadere a Siwa. Sto cercando il diretto responsabile, Flavio. Il proconsole. Quel figlio di puttana ha ucciso mio figlio, distrutto il mio villaggio e ora marcia su queste terre con la luce di Amon-Ra. Vieni. Forse nella fattoria ci sono dei sopravvissuti. Sono Bayek di Siwa. Praxil, di questa terra è impazzita. E vediamo. Che aveva in mente, Flavio? Sono solo poveri contadini di Siwa. Damnat! Bene! Per lui erano ostacoli. La crudeltà che Flavio ha mostrato qui mi disgusta. Non si fermerà finché non giungerà a Roma. Anch'essa cadrà davanti alla sua empia ambizione. Allora. Ehi,
Allora, chi ci sta più? Ah no, nessuno. A posto. Deve esserci qualcuno ancora vivo, donne, bambini. Io vado, ciao Fumetto, ci sentiamo allora. Magari più tardi mi trovi su Discord, se vuoi. Ah. Passa più spesso. Stronza. Che vuoi? Oh. Nenet, stai bene? Cos'è successo? I mantelli rossi e quello con la testa di leone hanno reclutato tutti. Contadini, anche mio figlio Cade. Tutti! Poi è arrivato lui. Occhi scuri, nero come un corvo. Volevo lanciargli pietre per scacciarlo. Aveva una cosa d'oro fra gli artigli. L'ha alzata. E tutti sono morti. Alcuni per propria mano, altri uccisi dai loro cari. Contro natura. Tutti urlavano, piangevano, fuggivano, morivano. E tu come sei? Nessuno ha visto Nenet. Una povera vecchia dagli occhi stanchi. Ma io ho visto loro. Non ho urlato, mordendomi la lingua a sangue. I responsabili di questo, noi li troveremo. Sbrigati, ragazza. Il corvo vola a nord alla casa della cacciatrice. Così dicevano i mantelli rossi. Riporterai il mio Cade? Ci proverò. Flavio ha preso anche mio figlio. Portiamo Nenet al mio carro. E vuoi seguire Flavio? Devo. Per tuo figlio. Per tutti i figli. Deve mancarti molto. Oh, per tutti i figli. Ogni ora del giorno e della notte. Lo incontrerai di nuovo nei campi dei giunchi. Lo spero. Nenet parlava della casa della cacciatrice. Sì, Cirene. Lo splendente inizio della conquista romana. È a nord, è a nord di qui. Se Flavio è là, lo troverò e distruggerò completamente il suo ca. Quando arrivi a Cirene, cerca il mio amico Diocle. Mi fido molto di lui e puoi farlo anche tu. È un magistrato, svolge le sue udienze nell'Agorà. Dagli questo. Mi auguro di liberare queste terre dalla pazzia. Spero che tu abbia la giustizia che cerchi, Bayek. Perché rapire Cade, il figlio di Nenet? La cittadella incombe lugubre sulla Cirenaica. Si dice che il generale Agrippa e Flavio si preparino alla guerra. Contro l'Egitto? Dubiti della loro ambizione? No. Non smetteranno se non li fermo. Porterò Nenet alla clinica di Balagre, a sud del tempio di Asclepio. Anche se quel posto ha già i suoi guai. Ci vedremo là se riesco. Giocare con il fuoco. Buon romano, carpe diem, ehi. Wow.
Devo farmi vedere qua. Bellissima la nonna. Cazzo vuole? No, 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 no. Ecco, bravo, vai, vai. Vai, vai, vai. Spam. Wow, sto one shot a questa. Questo one shot. Questo one shot alla gente. Ma è enorme sto campo. Vabbè. Sei Bayek di Siwa. Sono Bayek di Siwa, se. Tu cazzo vai. Mongoloide. Si sei! Ne tu! E non muovere! Finirà per ammazzarlo. Ma chi ha visto? L'Egitto non sarà vostro schiavo! Non voglio morire così! Aiutami, Bayek! Non mi servi! Qualcosa non va! Senti il Nunk! Senti il Nunk! Proteggiamo il Neb! Non ho trovato nulla! Siamo un muro! Forza, insieme! Ti copro io! Non ci toccherò nemmeno, Filos! Formiamo un muro! Dai, pigliate i cavalli, dai, dai! Proteggiamo il Neb! Forza, insieme! Wow! Non passerai, cane! Più fuori dalla prigione di questo, dai! Oh, parla con Cade. Sono libero, libero, libero. La fattoria. Ho visto cosa ha fatto Flavio. In quale stato ha ridotto la nostra gente. Mia madre Nenet sta bene? È ancora lì. Sì. Praxil l'ha portata a Balagre. Grazie, Bayek. Ci protegge anche in una terra tanto lontana da quella dei nostri padri. Perché i romani ti hanno portato qui? Per nutrire la loro brama di guerre e conquiste. Hanno le baliste. Ce le fanno caricare con una sostanza che porta distruzione. L'ha inventata Vitruvio, un ingegnere romano che lavora all'acquedotto. Allora troverò quello strumento di morte. Vai da tua madre.
Sarà felice di vederti vivo. Vai, vai. Ci siamo liberati da quei tiranni di Roma. Chiamo da Vitruvio. Cos'hai che non va? Acquedotto Cirenaico. Vitruvio. Forse la frusta ti scioglierà la lingua. Basta! I miei operai non c'entrano. Mandatemi dei soldati meno stupidi o non troverò mai la mia diottra. Al generale Agrippa non piacerà. Un romano che difende gli egiziani. Patetico. Dite pure ad Agrippa che io ho bisogno di soldati veri per poter prendere quei ladri. Adesso voi tornate pure a ubriacarvi da bravi buoni a nulla. Ah. Sei tu quello che sta sfruttando a morte la mia gente? La tua gente? È la mia gente. Li tengo in vita correndo dei rischi sempre maggiori. E tu chi sei, amico egiziano? Bayek di Siwa, guardiano di questa gente. Beh, Bayek di Siwa, io sono Vitruvio e al contrario di quanto credi, non tutti i romani sono dei nemici. Se vuoi aiutare la tua gente, allora aiuta me. Hanno rubato i miei strumenti, soprattutto la diottra per i rilevamenti. Senza, la costruzione dell'acquedotto è bloccata. Gli idioti del generale danno la colpa ai miei operai. Forse posso trovare questa diottra. Con la diottra posso far fluire questo fiume nei campi della Cirenaica. Parla con Dedi al cantiere, è lui che l'ha usata per ultimo. La fortuna sia con te, Bayek di Siwa. Ah. La diottra. Sei tu, Dedi? Per le palle di Ade, non lo pesa io, ti prego, non farmi male. Per le palle di Ade. E davo vos in consumazione! Per le palle di Ade. Oh, smetti di saltare sui screen. Dove stanno gli altri tesori? 2. Ho detto ai romani di avere sentito rumori nelle caverne. Per loro sono lupi, ma i lupi non rubano. Dove sta il terzo? Wow, ma che bastardi! Là sopra dove arriva? Pare una cosa medievale. No! Ma
sincronizzamelo. Wow, 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 wow. Wasui. Sei tu, Daddy? Per le palle di Ade, non l'ho presa io, ti prego, non farmi male. Tranquillo, non ti faccio niente. Tu, dimmi solo dov'è la diottra. Era ora di pranzo e mia moglie mi aveva portato una bella coscia di pollo arrosto. Oh, era una vita che non ne mangiavo una. Mi fa piacere, ma ora parlami dello strumento del capomastro. Il tuo pranzo non risolverà il mistero. Oh, sì. Beh, ho lasciato la diottra nella caverna. E quando sono tornato era sparita. Portata via dai lupi. Spiriti, o peggio. Com'è fatta questa diottra? Come un braciere, diviso in tre parti. Ci guardi un po' attraverso e fai delle misure. La troverò. Tu cerca di non morire di paura prima. Ti prego, trova la diottra. La mia testa mi piace dov'è? Attaccata alle spalle. Wow, pure in più pezzi è stata divisa sta diottra. Casino. Qui non sono gradito. Ah, veramente? Pure. Che è un cammino. Arrampicarmi sulla parete, insomma. Almeno ora sappiamo che non è stata opera degli spiriti. Venire qui. Ah!
Credo sia un pezzo della diottra. A posto. Ehi, cosa? Fatti ammazzare! Che cazzo mi hai fatto della torcia? Ah! Altri pezzi stanno da quelle parti. E noi ci andiamo adesso. Bellissimo. Madonna mia, sta più a fuoco tutto. Sto scomparso. Mi piace dare fuoco alle cose in questo gioco. È bellissimo. Altro pezzo di diottra. Devo tornare da Vitruvio. Inizi a pensare alla prossima vita. No! Devo tornare da Vitruvio. Prima che i romani uccidano degli morto. Questo a me pare più greco con sto scudo comunque. Merda! Abbiamo guai! Attenti all'aquila! Oh, dove cazzo è uscito questo? Ma dove cazzo ci sta? Che macello. Devo solo prendere i due tesori qua, per completato. Ma lo faccio. Serpente. Mamma mia, che casino.
Dove sta l'altro tesoro? Vediamo. Che sta sto casino mondiale. Sta là, eh. Là che è? Là è altra roba. Salto dell'aquila era tipo Batman, era sto salto. Il salto di Batman, no, dell'aquila. Questo posto è antico, un luogo sacro da prima che arrivassero romani e banditi. Io ci arrivo là. No, infatti. Cacchio, ci arrivo là. No, merda. Vabbè, alla fine sono andato nel fieno, però, dai. Casino.
dai. Diamo la cosa a questo qua. Ok. L'hai trovata? Hai la mia diottra? Era in un covo di banditi sopra l'acquedotto. Davvero? Alcuni dei miei operai dicevano di aver sentito dei rumori e pensavano a degli spiriti. Sapevo che erano solo sciocche superstizioni. Ci ho pensato io. Non avrei altri problemi, né dai vivi né dai morti. Eccellente. Ora il generale Agrippa non potrà più vessare i miei operai. È diventato più ambizioso da quando Flavio è tornato da Siwa e non è un cambiamento gradito. Grazie, Bayek. Mi hai salvato... Ci hai salvato la vita. Ti sono debitore. La fortuna sia con te, Vitruvio. Il tuo lavoro aiuterà molta gente in Cirenaica. Ti prego di capirmi, Bayek, non mi sono sempre dedicato all'architettura come con questo acquedotto. Da giovane ero una testa calda e ho ideato molti modi per distruggere e uccidere. Uno di questi era una sorta di fuoco greco, vabbè. No, voglio andare a fare questa missione secondaria. Madonna mia. Ma Dio santissimo, quanta roba ci sta da fare in questo gioco. Mamma mia. Fuoco greco. Una sostanza capace di portare un'indicibile sofferenza. Ho giurato che non l'avrei mai preparata. Beh, ci sta pensando il generale. E obbliga la mia gente a caricare le baliste che uccideranno i loro amici. Veneratelo! Il mio bambino, mio figlio! Ora
Oh, la Kechmeno! Non è schede! Che vasmata tutta esti. Oi, ti smisono sa frosinis. Ιδιώτη, οράν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Eccoci qua nella città. C'è sta missione di Praxil. Beh. Come sta la nostra vedova? Bene, come puoi vedere. Piccole vittorie e piccole gioie. Ormai non ci rimane altro. Bayek, Flavio è stato qui. E non è la notizia peggiore. Madri e mogli piangono per le strade per i ricoverati al tempio. Non hanno il permesso di vedere i loro cari. Da quando c'è Flavio? Non può essere un caso. No. Potresti parlarne tu con Crio. Lavora al tempio come acquaiolo. Io andrò dalla sacerdotessa Melita. È una mezza fanatica, ma non credo che approfitterebbe dei malati. Attenta. Tornerò dopo aver parlato con Crio. Oi, mi sono saffossi. Ho lasciato mio marito per Flavio. Ma che meglio non attirare l'attenzione. Una persona normale si porrebbe il problema di come salire al piano di sopra, ma io sono mani di colla. Cosa ti ha fatto Flavio? Mani di colla Bayek, quindi. Sveglia! Dov'è Flavio? Dov'è? Vola a casa, corpo! Madonna mia. Un'altra vita rovinata da quel cane bastardo romano. Sussurri! Sussurri! Oh. Che hai detto? Melita, la vipera sul bastone. La sacerdotessa. No! No, vi prego, Flavio! Vi prego! Ragazzo, si scende. Ma vai a cacare. Giustamente si può arrampicare. Come si esce da qua dentro?
Ma che cazzo, dove si esce? Oh, chi è? Vai, scudo umano, vai. Ho lasciato mio marito per Flavio. Mi basterebbe un suo sguardo. Povera donna. Flavio l'ha portata via dalla sua famiglia e l'ha fatta rincoglionire. Praxila! Praxila! Abbassa la voce, sveglierai i malati. Praxila! Sta malissimo questo Basta, amico. Basta, allora! Abbassa subito la voce. È andata a parlare con la sacerdotessa. No! La sacerdotessa! Il verme nella mela! Via lei! Li tiene nascosti! Sono menzogne! Segreti! Misteri! Un tempio dei sussurri! Ehi, che è successo a questo disperato? Praxila ti ha detto dove stava andando? Alle montagne, ma... Occupati di lui, ne ha bisogno. Troverò questo tempio dei sussurri. Oui. Se Diocle fosse il mio uomo, lo legherei al letto e non lo farei mai andare a Cirene. Questo perché pensi solo agli uomini. Qui Praxila ha una sua vita. Il mio amore per Flavio mi sta uccidendo. Non potete soffarmi. Ma che cazzo. Non potete soddisfarmi, solo Flavio. Flavio. Lexo, Lexo. Cazzo di giro sta a fare questo? Ah, ho capito. Vabbè, dai. Ormai ci siamo. Da dove si entra? Incombite! Non state! Vola! Ah!
di gratis a fe. Sì, ma no. Ma no, no, no. Ecco qua. Un segreto tra le montagne. Spero che Praxile e gli altri stiano bene. Un segreto tra le montagne. Dobbiamo scoprire i suoi segreti, capisci, Praxis? Ehi, progresso! È Davo, forse il consumatore! Era una guaritrice, è una vergogna! Ti preferivo legata. La sacerdotessa, lei ha torturato questa gente! Era una guaritrice, è una vergogna! Era una guaritrice, è una vergogna! Vorrei tanto dare fuoco a questo posto! Questo è un posto malvagio, Bayek! Chissà quale destino attende la mia Cirenaica! Melita era pazza. La reliquia, quella usata da Flavio alla fattoria, l'ha usata anche qui. L'ho capito quando ho trovato prima. Sentivo che mi afferrava, mi entrava in testa. Funziona in quel modo, infida come un parassita. Controlla la mente e ci rende tutti schiavi. Schiavi! Il nostro destino ci appartiene, Praxila. E lo difenderemo sempre. Melita era condannata. Dopo quel che ha fatto, l'avrei uccisa con le mie stesse mani. Grazie, per me e per Balagre. Non poteva che finire così. Proprio per questo l'ho liberata. Perché ora parlare di libertà ha ancora senso. Non ti sei stancato di dover dire addio a tanta gente? Un po'. Sì. Ma è parte del viaggio. E le persone che incontro mi danno anche speranza. La tua terra non morirà, Praxila. Sei la sua guaritrice, protettrice. E Magi. Ora tocca a noi liberarci di tanta follia. Sì, sì, Bayek, come? Ma che è sta stronzata? Non ci casco, Zeb! Non ci casco! Buonasera, Zeb. Buonasera a lei. Ma lei è un appassionato di Assassin's Creed? Oh, i leoni! Simba! Oh! Volevo, ma ho fallito. No, vabbè, ma non è che me l'hanno già donati anche più di 25 euro e so che cosa succede quando mi fanno una donazione. Anzi, in realtà, quando mi si fa la donation esce, viene fuori una GIF, insomma, la fanfara, una banda, le persone, insomma, tutto un macello di robe. Quindi, per questo che non ci casco. Allora, Zeb, ovvio che il 2 sia il migliore e il 2 è entrato nell'Olimpo dei videogiochi, così come il suo protagonista Ezio Auditore, che noi tutti ben conosciamo, e quindi sicuramente non ci sono dubbi. Allora, proseguiamo con le missioni. Allora, secondarie no, perché ho fatto le missioni, volevo fare la missione con quella tipa lì, Praxila, eccetera. Allora, adesso ci andiamo a fare la missione principale, la cerimonia finale. Andiamo a trovare questo Flavio, che è il cattivone. Tu quanto sai della storia? Se vuoi ti faccio un piccolo recap. E ti posso anche dare qualche indicazione, qualche... Oh! Lancia cirenaica. Oh, finalmente una lancia migliore di quella che avevo. Finalmente.
Allora, qualche cosa la posso anche sfondare così. No, bronzo. Sporco bronzo. Ci interessano queste cose di sporco bronzo. Ah, ferro ci interessa. Ancora non lo ha Assassin's Creed Origins. Aspetto che cali di prezzo. E fai bene, perché comunque nonostante sia un Assassin's Creed migliore di quelli degli ultimi anni, comunque non è un Assassin's Creed eccezionale, diciamo, fuori dagli schemi ancora. C'è ancora da lavorare da quel punto di vista, c'è ancora tanto da fare. Allora, devo andare a trovare questo benedetto Flavio, che è il cattivone finale. Quindi adesso stai per vedere un po' la parte finale, stai vedendo, di Assassin's Creed Origins. Ti posso subito dire che giustamente la Ubisoft aveva due scelte da fare: o si buttava su diciamo una soluzione stealth, ossia rendeva questo gioco stealth, però a questo punto poi diciamo dovevano fare qualcosa di simile a Splinter Cell, e quindi per comunque una larga parte del pubblico che di solito gioca Assassin's Creed non l'avrebbe apprezzato, perché si sarebbe andato proprio completamente su un altro genere di gioco, oppure dargli una deriva RPG. Hanno preso alcuni elementi da altri giochi, altre cose, si sono presi un po' più di tempo e quindi hanno costruito delle secondarie migliori. La storia non c'è male. La storia non c'è male. Anzi, devo dire che ci sono degli intrecci, non te li posso spoilerare perché io quando l'ho visto veramente ci sono rimasto di sasso, però insomma ci sono parecchie cose che si intrecciano e veramente bello. Stranamente, finalmente c'è qualche storia, qualcosa che vale la pena di essere vissuta, di essere giocata. Ci sono dei momenti veramente molto toccanti, molto belli in questo gioco. Sia per quanto riguarda la parte nel mondo presente, quindi nell'epoca presente, i giorni nostri, ossia la persona che sta usando l'Animus, sia proprio le dinamiche, insomma la storia all'interno qua dell'antico Egitto di Bayek e eccetera. Ovviamente il titolo ti suggerisce. Che cazzo? Io ho reso quest'uomo il suo portavoce. E ovviamente stavo dicendo che ci sono molti eventi dinamici, cioè vedi molte cose che ti capitano all'improvviso, il mondo è vivo, insomma ci sono tante cose da fare, è infinito sto gioco, ci vuole veramente tanto per finirlo, anche se soltanto dovessi decidere di fare le secondarie e le principali, sono veramente 3000 cose da fare, tipo anche l'esplorazione delle tombe. Che è divertente, proprio alla Tomb Raider, proprio, praticamente. Oh, Cirene. Mamma mia, e qua stava nascosta questa città così grossa, così importante, stava nascosta. Guarda, 3000 missioni secondarie. 3000 missioni secondarie. Cioè non finirà mai questo gioco. Se io volessi fare tutte queste missioni secondarie, non finirà mai il gioco. Non finisce mai. Poi i punti interrogativi dorati, vabbè. Vabbè, la Ubisoft. Per esempio questo. Sì, è questa è la città splendente di Cirene. I romani avranno portato la loro cosiddetta civiltà anche a questi greci. È bella però come città. Guarda che strade gigantesche, le cose. È bella, veramente bella. Ma scherziamo. Oh, dove vai? Oh, dove cazzo vai? Veramente è bella questa città. È bella veramente. Ci sono alcune missioni secondarie comunque che sono molto divertenti. Poi anche vedi questo utilizzo dell'occhio dell'aquila, insomma, che è un'aquila proprio ammaestrata. Comunque sì, ci sono alcuni bug fastidiosi. Ho trovato un bug piuttosto fastidioso, per esempio, in una missione che ho dovuto ripetere quella parte di missione.
oppure contro quando c'è tipo un elefante gigante che ci devi combattere contro. Sono tutta una serie di cose un po' che potevano risparmiarsene, ecco. Uno su Black Flag in cui la nave è stata sospesa, non potevo dire. Sì, sì. Oppure che c'era quel bug famoso che c'era il vuoto della nave nel mare e poi la nave che tipo arrivava da non si sa dove all'improvviso. No, bellissima. Ma bellissima. Va stupendo quel bug. Apparenza illusoria. Oh, due apparenze illusorie, cioè. Che cazzo vuol dire? C'ho due archi uguali. Com'è possibile? Vabbè. Ok. È stato un vero piacere. Esatto, esatto. Sì, sì, oppure il bug. Ma ogni Assassin's Creed ha avuto un bug veramente pesantissimo. C'era quel bug di Assassin's Creed Unity delle facce con i bulbi oculari tutto con i pixel. Bellissimo, così, così, così. Stupendo, grazie, grazie per il follow. Eccezionale. Troppo bello. Allora, parliamo con l'amico di Praxilla. Forse ora la tua gente trionfa, ma noi torneremo ancora. L'ordine degli antichi nasce dalla consapevolezza. Non abbiamo bisogno di un credo o di una dottrina. Non strisciamo nell'ombra. Noi camminiamo alla luce. È la solita propaganda dell'ordine degli antichi. Flavio vi ha reso i nemici della libertà. Figli di Prometeo. Voi ci seguirete. Ma voi ammazza proprio. L'ordine, avrete la salvezza. Si incazza. Desideriamo solamente un mondo puro. Mi ha dato una pozione. Dal sonnolento velo del nulla. Si sarebbe innamorato. Al vuoto di caos. Qua è tipo Berlusconi qua, per gli oggetti più rari ed esotici di Cirene, chiedete al topo. Vedi molti egiziani a Cirene. Non il di lei. Topo non giudica mai nessuno. Tu dai nell'occhio. E questa è tutta abbronzatissima. Strano soprannome, amico mio. Sì, mi chiamano Topo perché non esiste cosa a cui non riesca ad arrivare. Seguimi alla mia bottega e vedrai. Ho archi, spade, scettri. Non rimarrai deluso. Il topo te lo garantisce. Signor Bayek. Va bene. Vediamo che cosa hai, topo. Non hai problemi con i romani? Beh, sai cosa si dice dei nostri amici... No, ma io ho voluto prenderla sta missione, ma non la seguo. I romani aggiunsero le donne. Va bene. Comunque, so nascondermi bene, signor Bayek. È necessario col mio aspetto. Tutti credono che vabbè, io sia dannato. Io voglio parlare con questo. Sono un imprenditore. Che dobbiamo fare la missione principale. Salvatore di cuccioli smarriti. Cuccioli smarriti? Vabbè, finisce. Tornato da Balagre è diventato severo e inflessibile. Mi ha chiesto le tasse per un anno. E al mio rifiuto hanno bruciato la fattoria. Sei certo che fossero uomini di Leandro? Mia moglie mi aveva giustamente detto di non contrariarlo. Odio doverle dare ragione. Leandro pagherà. Hai la mia parola. A che serve la tua parola? Ara i miei campi bruciati? Fa tornare in vita le capre? Sono stufo di te e di questa terra. Parole? Bah. E a te cosa ha fatto il nostro venerabile magistrato? Parla. Praxila dice che puoi aiutarmi. Sono Bayek. Aha. FPS? Stavo giocando ad Overwatch, però ho smesso da un po' di tempo. Lei sta bene? Non so se lo riprenderò a giocare. Con Flavio che però può darsi.
Ho seguito la sua scia di sangue fino a qui, da Siwa. Quindi le voci... sono vere. Si sta preparando alla guerra. Un altro oppressore. L'Egitto non avrà mai più la pace. Un'invasione dopo l'altra. Flavio trasformerà l'Egitto in un'enorme tomba. Si trova nell'acropoli, ma è piena di romani. Spero che la fortuna ti sia amica, Bayek. Devo occuparmi del suo lacchè, il magistrato Leandro. Torna a trovarmi se vuoi dare una mano a Cirene. Grazie, Diocle. È ora che mio figlio entri nei campi dei giunchi. Dobbiamo trovare Flavio e assassinarlo. Non abbiamo bisogno. Addirittura di un così. O di una dottrina. Non strisciamo nell'ombra. Noi camminiamo alla luce. Allora, FPS, ripeto, gioco soltanto a Overwatch, giocavo. Ho smesso per un po' di tempo, perché comunque sono giochi competitivi quelli online, anche come Rocket League, no? Quindi sono giochi che se non hai voglia, ti passa comunque la voglia, per un certo punto di vista. È inutile giocare poi, perché non riesci a combinare nulla. Cioè giochi male, capito? E quindi per questo ho smesso, perché mi era passata un po' la voglia, dato il data comunque la community. Io penso la community Overwatch è anche peggio di quella di League of Legends, per quanto mi riguarda. Almeno per le mie parlo per la mia esperienza. Meglio starebbene attenti qua. Devo illudere in sordida! Olè. Vabbè, Dota 2 è il MOBA, praticamente. Poi ci sono stati tanti altri giochi di derivazione simile che, vabbè, però... Il Tempio di Marte. È bello vedere i nostri dei lontano da Roma. Stantei! Mora! Namas! Kulas! A posto. Aspetta. Allora, adesso ti faccio vedere una cosa trash anni 90. Puoi vederla? Guarda, è una cosa trash anni 90 bellissima, guarda. Ti faccio vedere. Guarda qua, preparati perché questa è fantastica. Le frecce in seguimento. No. No, annaggia il vaso. Oh. Wow, bellissimo. No, mi diverte un sacco questa cosa qua, perché... No, è troppo trash, capito? Però uno di quei trash... Uno di quei trash salutari, diciamo. Aspetta, lo devo fare... Prova questa cosa. E no, perché dipende da quanti danni fai. Ripeto, c'è stata questa cosa tipo RPG, capito? Quindi tutto un fatto di statistiche, queste cose qua, insomma. Vediamo se... No. Devo mettermi tipo più così, guarda. Ops. Non riesco a beccarlo, no, non ci riesco. Sì, a seconda del livello, a seconda dell'equip del tuo arco, a seconda delle statistiche del tuo personaggio, però diciamo che... È morto? Vabbè, voglio vedere. Due frecce in testa. Sì, comunque esatto, hai capito bene. Guarda, ti faccio vedere, se guardi l'attrezzatura, vedi che c'è in basso qua danno corpo a corpo, salute, danno a distanza, danno lama celata addirittura. E ogni arma, vedi che ti dice la qualità dell'arma
e quanti danni fa, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche delle caratteristiche, vedi, danno attacco furtivo, probabilità di colpire in fiamme, quindi ci sono anche queste passive nelle armi stesse. Più la qualità dell'arma aumenta, più c'ha più passive. Tipo, vedi, l'arma viola ne ha due, invece tutte quelle dorate ne hanno tre. Hanno tre passive. Capito? Questi invece sono gli equipaggiamenti che anche loro, quando li crafti, ti aumentano delle caratteristiche. Vedi, ti fa la preview. Se io craftassi il parabraccio finale, avrei più danno corpo a corpo. Da 2,76 passerei a 2,81 e a 116. Cioè, questi sono i danni dell'arma A e dell'arma B, cioè della lancia e delle lame della tempesta. Quindi tu puoi anche utilizzare set di armi diversi, più set di armi, vedi, ce ne sono tante in base allo stile di gioco che vuoi fare. Puoi usare la spada, puoi usare la lancia, puoi usare l'ascia, la spada curva, puoi fare tante cose. Io utilizzo la lancia perché è l'equilibrio giusto fra nutrimento e gusto. In che senso? Puoi fare un sacco di danno ad area, fa un attacco che ad area, insomma, davanti a sé, e fa anche parecchi danni, però non è troppo lenta come arma. Invece le lame della tempesta sono velocissime e sono molto utili, per come la vedo io, per uccidere velocemente i soldati. Quindi quando combatti corpo a corpo con i soldati, quando devi fare le cose, effettivamente è giusto, quando fai le cose stealth, no? È meglio utilizzare i pugnali piuttosto che una lancia per fare una cosa furtiva. La lancia comunque è scomoda. Invece quando combatti in campo aperto contro più persone è meglio la lancia. Per il mio stile di gioco mi sono trovato bene io così, ma si può usare anche il bastone, si può usare anche la mazza pesante, l'ascia, insomma, quindi sono un sacco di alternative. No, allora, le armi le droppi. Poi in base a delle missioni particolari o uccidi dei nemici particolari ti danno delle armi più forti, particolari. Poi vai dal fabbro e le uppi. Per esempio questa lancia è livello 35, io sono al 41, se andassi dal fabbro me la uppa fino al mio livello. Capito? Quindi tu puoi anche upparle e potenziarle ulteriormente. Per farlo servono soldi fondamentalmente. Per craftare invece le cose, queste cose qua, difese eccetera, non servono, non bastano i soldi, ma servono anche i materiali, che sono vari tipi di pelli, legno, ferro, bronzo, queste cose qua. Vabbè, ma non esageriamo, non alla Skyrim, però insomma, capito? Tu prendi questo scudo, vai dal fabbro e lui te lo fa del livello che sei tu. Capito? Per esempio, questo è livello 35, io sono livello 41, il fabbro te lo fa a livello 41 e quindi aumentano le caratteristiche dell'arma e potenzi questa singola arma. Man mano che vai avanti, però, ne droppi di altre, di migliori, già che partono da livello più alto, che hanno delle passive diverse. Per esempio, io fino a poco fa stavo usando questa lancia qua, il serpente di Serapide. Questa lancia io l'ho droppata all'inizio, tipo a livello 20. All'inizio del gioco si può dire l'ho presa questa, mi piaceva esteticamente e mi piaceva anche, diciamo, come passive perché era abbastanza buona. E ho deciso di upparla, quindi di spenderci soldi sopra dal fabbro e me la portava a livello più avanzato. Però poi ho preso questa, ho trovato questa che c'ha tre passive, mi piace come passive cosa, e il danno che fa è più alto, eccetera, eccetera. E quindi ho deciso di tenere questa. Essendo un'arma dorata di qualità è superiore a quella viola. Come gradi, no? Di armi, ci sta il blu, viola e dorato, e quindi ovviamente mi sono tenuto questa dorata, anche se il livello 35 è comunque migliore di una 37 viola, capito? Perché è dorata. Tutto chiaro? Quindi hanno inserito queste cose così. Ecco. Tu sei davvero sicuro che io non ti senta mentre strisci nell'ombra, Bayek di Siwa? Ho seguito la tua scia di morte e di follia dalla mia patria fino ad arrivare qui. Adesso risponderai della morte di mio figlio, Romano! No, egiziano. Adesso tu ti inchinerai di fronte al tuo dio! Oh. Mio figlio, i miei amici! Perché non mi hai ucciso ad Alessandria quando potevi? Dovevi unirti all'ordine, ne avevi bisogno! Ma tu hai scelto la schiavitù.
Dervis! Cazzo è, oh! Oh! No, 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 no! Tira verso Squeri! Sono stupidi trucchi! No, 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 no! L'uomo che ha ucciso mio figlio si nasconde in un altro tempio! Sai, anche il tuo amico Edson era davvero un bastardo. Proprio come pure. Il tuo tempo su questa terra è scaduto! Presto anche la tua mente, vaccinerà. Alla fine succede. Ha sbagliato pulsante. Sei solo un povero contadino. Porco Giuda. Pastori di cammelli e sparatori di merda. Questo. Aia. E dove cazzo è andato? Tu hai negato a mio figlio là al di là! Ah. Rispondo dopo, un attimo solo, Zeb. Basta! Affrontami! Io ti strapperò il cuore! No! Non sei un dio! Sei a stento un uomo! Ah, bella soffesa. Verrai giudicato nella tua! Non sei un dio, sei a stento un uomo! Mannaggia miseria! Ah, l'ho preso lo stesso, grande! No! Palle sto cristiano. Veramente è un cagasotto di merda. Come ha fatto a prendermi ora fuori? Buon appetito Zeb, grazie per essere stato qui e grazie per il follow. Comunque le passive. No, 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 ogni arma ha le sue passive e valgono tutte quante nello stesso momento. A posto. Era mio figlio, Flavio! Mio figlio! Quella è l'unica cosa di cui non mi pentirò mai nella vita. Io non ti darò mai pace. La morte di tuo figlio ha fatto sì che l'ordine si inchinasse a me. Compreso Cesare. Roma era mia. Ho guadagnato un impero di migliaia di figli ed erano uno più potente dell'altro. Ah! Avanti! Finiscimi! Codardo! Sprechi il tuo tempo! Non posso farlo! Non posso farlo! Va bene così, papà. No. Io ti perderei per sempre. Per sempre no. Sarò nei campi dei giunchi ad aspettarti.
nessuno dovrà ritrovare la reliquia. Aya deve sapere che nostro figlio ha trovato la pace. A posto. L'ultimo dei Magi. O grande e potente Marte, Marte figlio guerriero del grande Giove, dio virile dei boschi selvaggi, grande padre dei figli di Romolo, protegge e difendici, o lupo di Cirene, e donaci la tua grande saggezza. Vabbè. Quindi andiamo da Aya, che dove c'è Aya c'è Gioia, che sarebbe la moglie di Bayek. Torniamo qua. Per quella che è la parte finale, quindi il gran finale di questo grande Assassin's Creed. Vabbè, non esageriamo, insomma. Però è un Assassin's Creed migliore rispetto a quello degli ultimi anni, l'ho già detto più volte, hanno preso questa decisione di farlo più RPG. È una decisione giusta. Vediamo cosa succederà. Oh. Tra l'altro, scusate, dovevamo uccidere ancora lo sciacallo. E lo doveva uccidere la moglie di Bayek, Aya, appunto. Quindi, che cosa sarà successo? Intanto abbiamo preso il frutto dell'Eden. Ah, c'è stata questa bella entrata segreta. Molto, molto assassinesca. Bayek, quanto mi sei mancato. Flavio è morto. Ho sofferto ogni pena per portare via nostro figlio dalla Duat. Che muoia in pace. Possa egli percorrere i campi dei giunchi. Andrò a Roma. A Roma? Hai ancora quelle assurde idee in testa? Ho fatto degli errori. Tu hai fatto degli errori. Aya? Stai sprecando tempo. Ah! Tu sei il famoso Magi. Fano non smette mai di cantare le tue lodi. Ho messo insieme un gruppo. Questi sono Bruto e Cassio, nostri fratelli romani. Attraverseremo il mare per ammazzare quei bastardi. Settimio e Cesare. L'ordine non è più soltanto un problema dell'Egitto. Cleopatra è ancora sul trono. Nessuno siede sul trono. I tiranni si alternano al potere. La nostra regina ci ha traditi per Roma. Non è cambiato nulla. Menfi è sotto il giogo dell'ordine. Aya, deve aiutarci. Così. Aia. Quel globo maledetto doveva rimanere nascosto. Causa solo dolore. Parla con Aya per l'ultima volta. Wow. Perché per l'ultima volta? Resta dove sei!
vittorie si sono moltiplicate, ma il nostro legame ne ha risentito. L'ha voluto il destino. Ci ha mostrato che il nostro amore è impossibile. Hai ragione. Il destino ci ha chiamati, ma noi ci ameremo nella Duat. Solo ora l'abbiamo capito. Lasciamolo decidere agli dèi. Gli dèi sono morti. Dobbiamo sacrificare le nostre vite per un bene superiore. Questo dolore deve servire a qualcosa. Sbagliavo a uccidere la luce del sole. È meglio stare nell'ombra. L'Egitto è caduto. Così la Grecia. E Roma cadrà a sua volta. Tutti colpiti dal credo e nessuno lo saprà mai. Quando assassiniamo, eliminiamo solo chi lo merita. Quelle anime malate che provano a fermarci. Senza sapere chi siamo davvero. Freddi, intoccabili, poeti della morte. Mi sta bene allora. Non sono più un padre ormai. Non sono più un marito. Non sono più un Magi. Sono un occulto. Sì. Noi siamo gli occulti. Affiliamo le lame e preserviamo la speranza rimasta sulla terra. Buon Baia che vi segua. Cosa ti guida ora? Un nuovo credo. Il nostro è finito. Wow! Che roba! Non saranno queste le tue ultime parole. E tu chi cazzo sei? Il nome William Miles ti dice nulla? L'assassino. Vedo che mi conosci. Noi, gli assassini, ti abbiamo tenuta d'occhio. È strano che un'impiegata dell'Abstergo si interessi tanto a una rivoluzione. Non hai tutti i torti. Sappiamo del tuo lavoro con l'Animus. È incredibile quello che tu e Diana avete fatto. Di. Ti hanno ingannata, vero? Sofia Rikin e tutte le sue promesse. Basta! Non voglio parlare di lei. Certo. Avremo molto di cui parlare mentre andremo ad Alessandria. Non vengo da nessuna parte con te. Beh, hai altre opzioni? Vuoi venire con me? O puoi rimanere qui a giocare ancora con la morte finché non commetterai un errore? È solo questo che aspettano. Non puoi tornare alla vita di prima, Leila. E non intendo farlo. Ma potrai continuare a lavorare al progetto Animus, alla nostra versione. E con noi puoi continuare a fare le cose a modo tuo. Bene. Mi hai convinto. Non vuol dire che sto dalla tua parte. Mi basta. Ma io volevo parlare con questo, veramente. Se voglio evitarlo, è meglio tornare nell'anima. Che fai? Si può avere un po' di spazio, eh? Queste modifiche sono incredibili. L'idea dell'unità di dialisi è
Dovresti conoscere Rebecca. Sono sicuro che scatterebbe la scintilla. E finireste per dar fuoco a qualcosa. Sì, o a qualcuno. Ah, questa è la trasmissione del segmento 4, ok. Pezzo dopo pezzo. Queste qui sono le tombe di Bayek. Vienimi incontro e io ti guiderò a casa. Che aspettiamo allora? L'arrivo dell'elicottero. Sarà qui tra un'ora. Quella è la tomba di Aya. Se vuoi, torna all'Animus. So bene che è irresistibile. Magari c'è ancora qualcosa da fare. Quello è per Foxida. È un dono? No. È una reliquia. Non mi va di parlarne, Damaste. Non è di Bayek. La prendo io, allora. Così la darò a Foxida. Adora queste cose. Ti ucciderò. È questo che vuoi. Non sono in vena di compromessi oggi. Abbiamo già passato Napoli all'alba. Uè. Questi venti camminerai per il foro di Roma tra due giorni. È finita tra te e Bayek, eh? Capisco. Non è facile. Ma sei una prescelta. E ora sei libera, come me. Ah, inizio un nuovo giorno. No, ma come? Ma... Vabbè. Più veloci! Raggiungi Roma via mare. Flotta romana, la vedi? Non abbassate ancora la guardia. Probabilmente ci stanno aspettando. Pare che la cosa ti piaccia. Sono ansiosa. Ansiosa di eliminarli. E di passare alla prossima feccia da eliminare. Solo feccia! Questo è il mondo in cui viviamo. I segnali richiameranno la loro flotta. Forza, preparatevi! Stanno arrivando. Forza, uomini! Copriamo le acque coi resti dei loro vascelli. Forza coi remi! Ah, là, 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 là! Canzoni che ci dedicheranno quando sarà tutta finita! Se succederà, Foxida, mi coprirò di alghe come le sirene e canterò come non mai. E io sarò lì con te! Credimi, non ti piacerebbe.
Ora facciamola finita. Fuoco! A tutta velocità! Vedetevi! Rispondete al fuoco! Via, velocità massima! Fuoco! Un'altra è andata! Ancora una da spedire negli abissi! Più veloci! Colpiamoli! E vai con le bombe! Massima velocità! Fuoco! E vai! Fuoco! A velocità massima, ora! Ma era una flotterina, una flotta così. Una flotta piccina. Quelle navi ci stanno attaccando! Quelle navi ci stanno attaccando! Minchia, oh, quanti ne sono? Le navi sono troppo vicine! Ci colpiranno! Siamo spacciati! Queste navi sono troppe! Affondiamole prima che ci raggiungano! Se ci colpiscono è la fine! Affondateli! Rulotto a destra! Al fuoco! Oh cazzo! Fuoco! Fuoco! Arrivano altri brulotti! Per tutti gli dei! Sono ovunque! Madonna! Via, velocità bassa! Brulotto a sinistra! Brulotto? Alla via! Parto imminente! Fuoco! Rulotto a sinistra! Oh merda! Merda, ci hanno colpito! Impatto in via! Tenete duro! Si attacca a velocità, ora! Alla via! Vedete! Calmo, fratello! Calmo! Ci attaccano! Più veloci! Colpiamoli! Ah! Pronti al fuoco! Pronti al fuoco! Ci attaccano! Rispondete al fuoco! A velocità massima, ora! Colpiamoli! Bah. Che Poseidone ci aiuti! È una flotta! Abbiamo armi a sufficienza per opporci? Non credo proprio! La flotta è a pezzi e non abbiamo alleati! Siamo finiti! Forza, vecchio lupo di mare! Non ci hanno ancora battuti! Un'altra flotta laggiù! Basta! Giove ci sta pisciando in testa dalla cima dell'Olimpo! No, no! Guarda, sono Bruto e Cassio! Là! E hanno le nostre catapulte! Usiamole! Presto! Uomini! Non abbiate paura! È come una gigantesca balena! Ma danzeremo intorno a lei come pesci in una stagna! Non eri un poeta da giovane, vero, Foxida? Oh, 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 avrei potuto! E aia, anche filosofo! Ah, cosa potevamo diventare? Un milione di cose, aia! Dovresti scrivere le tue memorie. Potrei farlo! E se riuscirai a infilarne una copia in biblioteca, vivremo in eterno! E sicuramente questo sarà il capitolo più amato! Tenetevi! Più veloci! Colpiamoli! Via, velocità massima! Massima velocità! Pronti al fuoco! Velocità massima, su! Ci attaccano! Tenetevi! Tenetevi! Ci attaccano! Tenetecela tutta, forza! Fuoco! A tutta velocità, ora! Rispondete al fuoco!
E ho scusa se non parlo, ma... Più veloci! E a quanto... fastidioso. Ok, noi abbiamo fatto... ma non c'ho gli HP per farne un altro. Via, velocità massima! Wow. Sì, fate pure! Affogherete in questo mare! Forza, lavativi! Mettetevi in ordine! Oggi salpiamo tutti insieme! Quale porta ci attende ora? C'è una città chiamata Anzio che vorrei vedere. Mercanti di vele in ogni dove. Sarete al sicuro. Da lì si arriva a Roma in mezza giornata. Roma, teatro di Pompeo. È solo questione di pochi giorni prima che Cesare diventi ufficialmente un tiranno. Eccolo. Il popolo vi adora, Cesare. Siete un dio. Il Senato non sarà altrettanto felice. Sono un circolo di vecchi gallinacci. E io sono un lupo. Andate e muovetevi solo al segnale. Oh. Così Cesare è il sovrano dell'ordine adesso. Cesare è il padre della conoscenza. Tu e Cesare morirete. Vi state intromettendo negli affari dell'ordine. È l'ordine più grande di Roma. Tornate in Egitto insieme a tutti gli altri schifosi schiavi. È chiaro che ucciderti sarà l'unica scelta possibile. Comando interi eserciti. Oh. Un grande potere. Il tuo ordine sta per essere cancellato. Piegati a Cesare! Piegati a Roma! È meglio stare coi più forti. Oggi scriveremo la storia! Cesare ti seguirà nell'altra vita. Tuo figlio se l'è fatta addosso vedendo il pugnale! Darò il tuo cuore in pasto agli avvoltoi! Tu non conosci onore! Mi hai dato tutto ciò che avevo! Io sono un gabiniano! Non faresti meglio a scappare via? Dovevi cogliere l'occasione e fuggire. Questa volta Flavio non potrà salvarti, Settimio. Gli inganni di Roma non ti aiuteranno. Come lo avvicino a qui? No. Madonna. Bellissimo.
Perché? Ti maledico, lupa! Il cuore di mio figlio! Per la tua vita! Eri solo in cerca di una vendetta! Allora questa notte tu e il Magi vi accoppierete come bestie! Lo scettro! Ce l'ha l'ordine! Ho servito loro il tuo amato Egitto! Sarò ricompensato nell'aldilà! Un'eternità! Di vino e puttane insieme ai miei fratelli! L'unica cosa che ti aspetta è l'oscurità! Per il tuo nome, il tuo ordine e i cadaveri dei tuoi amati Gavinia! Apophi divori il tuo fetido cuore! Lo sciacallo. Cesare deve essere alla curia, con il resto del senato. Cazzo, si entra. C'è mai una porta dritta. Questo posto è pieno di soldati. Con Bayek non ci vuole niente, tu ne c'è un equipaggiamento che fa cagare invece, mannaggia la miseria. Va a cagare. Non c'ho neanche come si chiama. Schifo, questo sta pisciando. Muori. Fatto. Vi chiedo solo questo. Datemi una mano a costruire una nuova Roma. E voi vorreste diventarne il re? Lasciatelo parlare! Vogliamo una Roma che sia giusta, in pace e patria di ogni cittadino, non solo per i privilegiati. Non sei tu privilegiato quanto me? Ma almeno non sono un dittatore. Sono state le genti di Roma a darmi questo incarico. Avrei dovuto forse rifiutarlo? Avreste dovuto pensare a Roma prima che a voi stesso. Unificherò la Repubblica. Senatus populusque Romanus. Per il Senato e il popolo di Roma. Repubblica? Parlate di Repubblica e sognate una corona. Marco Antonio mi ha offerto una corona alla festa dei Lupercali. L'ho rifiutata. E che fantastico giochetto. Non vi serve una corona. Vi hanno già eletto a Dio! Vota per me, Gaio Cassio Longino. Realizza con me il mio sogno per Roma. E le rivalità saranno scordate. Senatori, pare che la guerra sia finita. I tamburi del dissenso suonano forti come non mai. Roma non sarà mai più una monarchia. Bruto forse cerca una qualche rivoluzione. Ma contro chi, amico mio? Vogliamo entrambi la stessa cosa.
Come potete dirlo dopo esservi proposto come un dio agli occhi dei romani? Do solo voce alla gente! Vi siete preso i diritti di ogni cittadino? No! Il popolo, accecato dal patriottismo e mosso dalla paura, ha offerto ogni suo diritto al suo capo in piena libertà. Chi vi ha reso il capo di Roma? La città eterna stessa! Ah! Anche tu, figlio mio. Nelle palle poi proprio. Proprio nelle palle. Il tiranno è morto, siete tutti liberi! Ti conosco? Tu che colpisci stando nell'ombra. La stessa fine colpirà ogni despota. Alla fine è impossibile non diventare come ti immaginano gli altri. Ed io ero un dio! C'è un nuovo credo adesso. Roma è eterna! Non cadrà mai per mano vostra! La libertà non si concede, Cesare. La si prende. Requiescat in pace, Cesare. Capisci che hai fatto? Cesarione poteva salire sul trono di Roma. Ascoltate le urla che si alzano. Dicono che siete la sgualdrina di un re morto. Sono ancora la tua regina. Voi non siete altro che la regina della menzogna. Ho combattuto per voi per 5 anni. La nostra gente vi adorava. Apollo d'Oro è morto per voi, per l'Egitto. Per l'Egitto? Io sono l'Egitto. Diventate il sovrano che la gente merita. O presto la mia lama vi attraverserà la gola. Sarete l'ultimo dei faraoni. Che donna, che donna. Che donna! Ah, l'improvviso... Bayek, ok. Stretto del Panteo, 43 avanti Cristo. Bayek, Cesare è stato assassinato e Settimio ha fatto la stessa fine. Ora abbiamo un nascondiglio al centro di Roma, ma nessuno sa della nostra esistenza. Come Amon, noi siamo gli occulti. Io credo in te. Che ironia questa libertà. Siamo liberi l'uno dall'altro, eppure non riesco a provare alcuna gioia. Dobbiamo andare avanti, alimentare questa poetica tempesta di sangue. Noi continueremo a danzare e loro moriranno. Noi veniamo dall'oscurità, e nell'oscurità dobbiamo rimanere. Gli uomini non possono essere eterni, ma questo credo lo sarà.
questo credo sarà tutto ciò che d'immortale avrà il mondo. Via di qui. Siete liberi. Non voglio tornare a casa da solo. Ho paura. Dobbiamo portarlo a nascondiglio. No. Ti porto a casa. Non dobbiamo lasciarci affliggere da nulla, perché la vita è un soffio e il tempo non si ferma. Ma io non sono più quella che ero. Io ho rinunciato a tutto l'amore che avevo. Ho abbandonato Aya. Ho ucciso Aya. Ora sono l'occulta, nota come Amulet. Che le vittorie siano numerose. Papà, salta. E quindi questa è. Signori, è qui che si conclude Assassin's Creed Origins, anche se noi continueremo a giocarlo e probabilmente farò ancora qualche altro video, perché ho visto che c'è un'altra missione principale da seguire, che credo sia quella del DLC. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno visto il video fino a questo momento, ringrazio tutti i succintelli, tutti quanti quelli che hanno partecipato durante la live. Vi ricordo che potete raggiungermi sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube che sul server di Discord. Io come sempre sono il vostro Toolcast con il 4, così succinto, vi auguro una buona serata e qualsiasi altra cosa di buono ci sia per voi, e vi lascio la mia fantasmagorica sigla. Ciao a tutti e grazie ancora per essere stati qui con me. Baciotti.